iniziativa che ormai ha dato ottimi risultati negli anni passati, anche i quantitativi che citava adesso Francesco, intanto testimoniano una risposta anche della cittadinanza che quindi partecipa e risponde a questa sollecitazione, a questa iniziativa con numeri importanti, ma i numeri più importanti sono quelli dei ragazzi che attivamente si mettono a disposizione e, come diceva Francesco, il primo giorno si divertono, il secondo anche il terzo iniziano a faticare, nel senso che ci vuole poi la continuità, come in tutti gli impegni, al di là della novità, dopo ci vuole la costanza nell'impegno. E credo che la risposta di tanti ragazzi giovani, giovanissimi, in una iniziativa di solidarietà e di impegno verso quest'anno nel nostro territorio si svolgerà la terza edizione dell'Operazione Mato Grosso. Si tratta di una collaborazione appunto con l'Associazione per il Mato Grosso per la raccolta di materiale ferroso per devolvere il ricavato appunto al Mato Grosso stesso. Quest'anno l'edizione si ingrandisce perché non solo verrà fatta a Borgotaro, ma bensì anche in tutti i comuni dell'Alta Valle. Siamo anche qua con Francesco Querzola, diciamo che è responsabile in valle dell'operazione e che con l'oratorio di Borgotaro nella settimana di Ferragosto cercherà di raggiungere più persone, più famiglie possibile per reperire il materiale, che il rifiuto appunto ferroso che servirà all'operazione. Allora, quest'anno appunto abbiamo pensato di ampliare perché si tratta di una settimana intera, settimana che andrà dal 15 di agosto al 22 di agosto. Saranno presenti qua in valle diversi ragazzi, pensiamo intorno a un centinaio, diciamo così, centinaia di ragazzi da tutta Italia. Il lavoro consiste appunto nel raccogliere il ferro, metalli vari, insomma, tutto ciò che viene classificato come ferro. I comuni interessati, quindi oltre a Borgotaro, sono quelli di Valmozzola, di Solignano, di Berceto, di Bedogna, di Tornolo, di Compiano e Albareto, giusto? Sono tanti, per cui non è semplice ricordarsi. Incominceremo penso i primi giorni, quindi 15-16 Valmozzola, Solignano, Berceto, poi contemporaneamente probabilmente nella zona di Bedogna e poi ci faremo la parte centrale. Intanto posso interrompere? Per ultimo mi sentivo un po' di ringraziare, insomma, tutti i comuni che abbiamo citato, perché ci sono stati contatti diretti con tutti i comuni, tutti sono stati più che disponibili, insomma, chiaramente ci hanno autorizzato a girare per le famiglie dei vari comuni, quindi insomma approfitto un po' per ringraziare. La nostra comunità è molto contenta di accogliere questi ragazzi perché portano sicuramente un valore importante, che è quello del lavoro, non solo per una remunerazione, ma il lavoro per esprimere solidarietà ad altre persone più disagiate, in questo caso popolazioni lontane però che sono pensate da questi ragazzi. Quindi vengono, lavorano, faticano, però pensando agli altri. In una cultura come la nostra, dove è prevalente l'atteggiamento rivolto verso se stessi, pensare a noi stessi, prima di tutto alle nostre necessità, come è anche giusto, ecco, questo insegnamento ci viene proprio dalla testimonianza pratica di questi ragazzi. Quindi credo che anche per la nostra zona sia uno stimolo a riflettere, oltre al risultato pratico che verrà realizzato attraverso questo lavoro, ci sarà anche un valore aggiunto, che è una crescita morale e una crescita di valori anche nei ragazzi coetanei, nei ragazzi del nostro territorio e in tutti i cittadini della Valtaro.